Saluto dalla Società Italiana di Infettivologia Pediatrica. Buongiorno, eccoci quindi a parlare di questa patologia che a tutt'oggi causa circa 450.000 morti all'anno, soprattutto in bambini di età inferiore ai 5 anni. Parliamo di una malattia che è trasmessa dalle zanzare femmine del genere Anopheles. Vi ricordo a tutti che questo genere di zanzara non è presente nel nostro paese. Rari sono invece i casi in cui questa malattia è trasmessa per via trasplacentare o attraverso scambi di sangue. L'agente eziologico è un protozoo chiamato Plasmodium. Le manifestazioni cliniche dipendono da un'interazione tra l'stato immunitario dell'ospite, in quanto se un individuo ha già degli anticorpi, le manifestazioni cliniche sono generalmente più attenuate e il soggetto può tollerare parassitemie più elevate, e dal tipo di Plasmodium da cui il soggetto viene infettato, in quanto la maggioranza delle forme gravi e pericolose per la vita sono determinate dal Plasmodium falciparum. Il ciclo vitale del Plasmodium prevede una fase chiamata sessuata che avviene all'interno della zanzara e una fase asessuata che avviene all'interno dell'individuo. La fase asessuata a sua volta si divide in una fase esoretrocitaria a livello di epatociti e di una fase eritrocitaria. A livello della fase eritrocitaria, dopo un tempo variabile a seconda della specie di 48-72 ore, avviene la lisi dei globuli rossi e questa lisi corrisponde al parossismo febbrile, che quindi, a seconda del tipo di Plasmodium, si definisce terzana o quartana. Quando dobbiamo quindi sospettare una malaria? Sicuramente il dato di partenza è un recente viaggio in un'area endemica, intendendo sicuramente tutta l'area dell'Africa subsahariana, ma non dobbiamo scordarci che la malaria è presente anche in Centro America, nel Sud America, nel subcontinente indiano e nel sud-est asiatico. Sicuramente la maggior parte delle forme di malaria, soprattutto quelle da Plasmodium falciparum, avvengono nei primi 30 giorni o al massimo 3 mesi dal rientro da un soggiorno in queste aree, ma non dobbiamo scordarci che anche se molto raramente, per quanto riguarda il Plasmodium vivax, malaria e ovale, possono essere diagnosticati casi anche a distanza di mesi da questi soggiorni. La clinica è il punto di partenza e il dato più rilevante è la febbre elevata, che può essere associata a sintomi sistemici aspecifici e molto frequentemente a sintomi gastrointestinali. Questo, diciamo, spesso determina una difficoltà nella diagnosi perché può essere confusa con una diarrea del viaggiatore. Associati a questi sintomi possono essere presenti dei segni come l'epatosplenomegalia, il pallore oppure l'ittero. Bisogna sempre però ricordarci che la febbre non per forza segue il parossismo di terzana o quartana e soprattutto nei bambini all'inizio la febbre è quotidiana. La diagnosi deve essere effettuata il più precocemente possibile. Questo perché all'aumentare dei giorni di febbre aumenta il livello della parassitemia e questo va di pari passo con il rischio di sviluppare una malaria grave, ovvero una forma particolarmente pericolosa per la vita, caratterizzata da vari sintomi, tra cui il coinvolgimento del sistema nervoso centrale con la cosiddetta malaria cerebrale, distress respiratorio, anemia importante, rischio di sanguinamenti e insufficienza renale. Dobbiamo anche ricordarci che il quadro di malaria grave, se nei paesi endemici è particolarmente frequente nei bambini sotto i 5 anni, nelle aree non endemiche, quindi nei nostri viaggiatori, può comparire a qualsiasi età. E quindi come avviene la diagnosi? In realtà è molto semplice e basterebbe il sospetto clinico unito a un pungidito, un vetrino e un microscopio. Infatti la diagnosi avviene con la diagnosi della cosiddetta goccia spessa, che è il metodo più sensibile, e dello striscio sottile, ovvero il metodo più specifico che ci permette l'identificazione di specie e l'identificazione della parassitemia. Associati a questi metodi si possono aggiungere attualmente degli altri test, come i test rapidi in cui viene ricercato l'antigene nel sangue e i test molecolari, ovvero la PCR, che in alcuni centri specialistici possono essere utilizzati e sono estremamente sensibili e specifici.
Bisogna sempre ricordarci che se la sintomatologia è suggestiva, non è sufficiente l'esecuzione di un solo vetrino per escludere la diagnosi, ma vanno ripetuti almeno 3 volte a distanza di 12-24 ore, possibilmente all'acme febbrile. La terapia della malaria al momento attuale si basa sull'utilizzo dei derivati dell'artemisina, sia per quanto riguarda la terapia delle forme non complicate che può essere effettuata per OS, sia per quanto riguarda la terapia delle forme complicate che avviene per via endovenosa con l'artesunato. Per noi pediatri sicuramente la parte fondamentale è quella della prevenzione, ovvero istruire i nostri pazienti su quelle che sono le regole di profilassi comportamentale e meccanica, ovvero utilizzare abiti chiari a maniche lunghe, non effettuare attività all'aperto dal crepuscolo all'alba, utilizzare zanzariere ricoperte di permetrina e possibilmente soggiornare in ambienti con aria condizionata, l'utilizzo dei repellenti, tenendo di conto che a seconda dell'età del nostro paziente possono essere utilizzati tipi diversi e a concentrazioni differenti, e raccomandare l'effettuazione della profilassi, che può essere effettuata prevalentemente con atovaquone proguanil, che purtroppo non è licenziato dal sistema sanitario, o con la meflochina, e soprattutto ricordandosi che queste profilassi possono essere effettuate per periodi anche molto prolungati, e quindi anche nei soggetti che vanno a trovare per mesi i loro parenti va raccomandata per tutta la durata del soggiorno.